Ecco qua, Steve Bitton, 22 grammi, 43,2 mm di lunghezza, 7 di diametro, quella da 22. Salve a tutti. Allora, mi hanno prestato delle frecce da provare. Steve Bitton, 22 grammi della Wimao, 90% di tungsteno. Frecce corte, perché sono, da quello che ho letto, sono da 4 cm,3 cm, quindi sono corte. Questo è il pacchettino. Andiamo fuori. Dentro non c'è nient'altro. Le code sono lunghe, della Prisma, della Wimao, sono queste. Tiriamo fuori. Qua, montate perfettamente. Guardate il lavoro. Questa freccia ritengo che vada tenuta davanti in questo punto perché mi sembra che sia un grip notevole. Adesso farò sempre la prova, farò tre tiri tenendola davanti, poi farò quella posteriore. Così vediamo come funzionano queste bellissime frecce della Wemow. Al tocco sembrano molto buone. Andiamo a fare la prova. Presa anteriore. Presa posteriore. Allora, ho fatto prima il tiro anteriore e l'ho presa in questo modo, davanti proprio, vedete così, l'ho presa proprio nella parte, messo il pollice in questo punto, chiuso, l'ho tirato pressoché in questo modo. Va molto bene, per chi ha il tiro anteriore come potrei averselo io ce l'ho anteriore un pochino più indietro, ma vanno. Tra tutte le frecce che ho provato fino ad ora, tenendole davanti, queste sono effettivamente perfette. Se le prendete così, ragazzi, sono una figata impressionante. Il tiro dopo l'ho preso un po' più indietro, in questo punto, no? Vedete che c'è il blu qua. Bene anche lì, però quando ho tirato al burro rosso, essendo un po' più larga davanti, mi dava un po' fastidio, ok? Quindi se la tenete davanti, secondo me è una freccia fotonica. Qua dietro bisogna prendere un po' di mano, perché poi tirando al 20 al 19 andava molto bene la freccia. Tirando al bull, forse bisogna prendere un po' di pratica. I primi tre tiri che ho fatto li avete visti qui, l'ho tirata fuori adesso, quindi ragazzi, ve la faccio rivedere.
Steve Beaton, 22 grammi della Wimau 90% di tungsteno, una gran freccia. Se avete la presa anteriore, potrei dire che è la miglior freccia che ho provato anteriormente, meglio anche delle Barney. Veramente una gran figata. Saluto a tutti.